Chiediamo l'abrogazione dei fondi utilizzati per la legge Mancia, a maggior ragione per quello che sta accadendo nella sanità. Meno prestazioni e, da ultimo, il monitoraggio del Ministero della Salute lo dimostra, bocciando la nostra regione, dando addirittura la peggiore performance per differenziale rispetto all'anno prima d'Italia. E allo stesso tempo, nel mentre ci sono meno prestazioni in sanità, sfonda purtroppo il tetto, il disavanzo, e addirittura quest'anno si dice che supererà anche i 128 milioni di disavanzo dell'anno precedente. Quindi è inspiegabile utilizzare in questo modo le risorse quando purtroppo non riusciamo più a erogare i livelli essenziali di assistenza, costringiamo le persone ad andare fuori, aumentiamo le liste d'attesa e aumentiamo anche il debito in sanità. Oggi una conferenza stampa per raccontare effettivamente una narrazione distorta che è avvenuta negli ultimi anni, per dettare quella che è una linea programmatica, per far comprendere agli abruzzesi e a tutte le persone naturalmente che vengono colpite da quelli che sono i tagli dei servizi a livello sanitario, dei trasporti o quant'altro, che attraverso una visione, attraverso una programmazione ci sono sicuramente delle soluzioni. Ecco, questa maggioranza che ci ha raccontato fino ad oggi di una sanità efficiente, trasporti efficienti e di tutto quello che naturalmente secondo loro doveva funzionare viene smentita dai numeri, i numeri che vengono portati all'interno di questa conferenza stampa che raccontano quella che è la realtà delle cose.